Mi sei stretto come quel bottone sul colletto, come quel centesimo in bolletta che quando scrivi tu vorrei non aver pagato. Ho messo il rossetto così magari ti è più chiaro il mio intento, ma tu sei troppo preso dal tuo aspetto. 2 ore e mezza e non ho ancora mai parlato. E così mi costringe a farti interrogatori, a rifugiarmi in ricordi migliori, migliori di te. Ma stavolta non ho un alibi, una scusa per calmare gli animi, semplicemente non mi piaci. Non fa così che poi ti agiti e mi ricordi sabati a elemosinare monosillabi, recuperare dalle ceneri, a raccogliere gli spiccioli. No, io non mi abbasso più. Paganini non ripete, ma questo è non è l'800. E io da giorni mi convinco, la gente ha diritto a un altro paio di possibilità. Ti saluto di squincio, tu mi baci de botto, mi dispiace di brutto, ma il mio istinto mi dice scappiamo via di qua. E poi mi fai gli interrogatori, e poi mi dici che sei con i buoni, e poi mi chiedi di consegnarmi a te. Ma stavolta non ho un alibi, una scusa per calmare gli animi, semplicemente non mi piaci. Non fa così che poi ti agiti e mi ricordi sabati a elemosinare monosillabi, recuperare dalle ceneri, a raccogliere gli spiccioli. No, io non mi abbasso più, io non ci casco più. Si dice che se in una storia pare una pistola tocca che spari. Io non mi abbasso più, io non ci casco più. Che qui non ci sarà mai nessuna storia, tocca che sparisci. Stavolta non ho un alibi, una scusa per calmare gli animi, semplicemente non mi piace. Non fa così che poi ti agiti e mi ricordi sabati a emozionare monosillabi, recuperare dalle ceneri, a raccogliere gli spiccioli. No, io non mi abbasso più, io non ci casco più. Si dice che se in una storia pare una pistola tocca che spari. Io non mi abbasso più, io non ci casco più. Se dico che qui non ci sarà mai nessuna storia tocca che sparisci.